problema da sempre fondamentale, tra l'altro affrontato in quasi tutto il mondo con molti aspetti anche positivi sulla detenzione, che è stato riportato alla ribalta della nostra attenzione da una sentenza della Corte Costituzionale numero 10 di quest'anno, la quale ha sancito che il diritto all'affettività, per affettività intendiamo tutto, dalla famiglia in là, sia un diritto imprescindibile della persona umana e quindi adesso non possa essere derogato neanche nella fase della detenzione. Affettività in carcere, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di colloqui intimi tra detenuti e familiari. Se ne è parlato a Palazzo del Pegaso nel corso di una mattinata promossa dalla Garante dei diritti dei detenuti della Toscana. Una sentenza che parte dalla richiesta di un magistrato di sorveglianza. Il momento dell'incontro del colloquio intimo è stato riconosciuto dalla Corte Costituzionale come un momento essenziale anche rispetto alla finalità rieducativa delle pene. Se le pene hanno come obiettivo quello di riportare all'esterno una persona migliore, più in grado di dare il suo contributo alla società, è necessario che noi lavoriamo su cosa trova il detenuto all'esterno. Allora, mantenere i rapporti con il nucleo familiare, il che può accadere anche attraverso degli incontri intimi che sono di natura sessuale, ma più in generale degli incontri non sottoposti a uno sguardo esterno. Ecco, questo, tutto questo può servire per rendere più presente la famiglia all'interno dell'istituto penitenziario e rinforzare i progetti di futuro. Questo diritto può avere delle limitazioni? La Corte ha riconosciuto che nell'ambito del diritto all'affettività, che è da riconoscersi a tutte le persone detenute, ci possa essere uno spazio anche alla declinazione sessuale, quindi durante l'incontro intimo, quantomeno per tutte quelle persone detenute che non presentino dei profili di pericolosità sociale particolare, individualizzata, che li renderebbero inopportuni, anzi addirittura pericolosi. Penso ai detenuti in 41 bis, quindi detenuti per i quali noi dobbiamo monitorare i momenti di contatto perché potrebbero veicolare all'esterno dei messaggi negativi. Ecco, particolari tipologie di detenuti, no per tutti gli altri. Una sentenza molto importante, dicono i referenti di AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, e ONAC, l'Osservatorio Nazionale promosso da AIGA. Soprattutto anche per enfatizzare quello che è il ruolo, l'importanza anche dei diritti costituzionalmente garantiti, che già da tempo a livello europeo sono sempre stati affermati e questa era sempre stata la direzione. Sotto questo profilo anche AIGA si è sempre battuta per l'affermazione dei diritti costituzionali della difesa e della libertà e della dignità personale della persona anche in una situazione di detenzione. E questo dà a noi, anche avvocati, la possibilità di lavorare e di interagire, noi come anche associazione con le competenti istituzioni, per poter far sì che i principi fondamentali di questa sentenza possano poi essere attuati nella pratica. Ci sono le problematiche, come poi dopo diremo durante il convegno, relative agli spazi, relative alle risorse economiche anche dello Stato e del Paese, che comportano ovviamente una difficoltà nell'attuazione di quello lì che è il pronunciamento della sentenza. Questo è quello che chiedono i detenuti, diciamo. Quindi l'attuazione della sentenza è la possibilità di avere degli incontri affettivi in un certo senso, che adesso non sono di certo garantiti. Ma quale la situazione carceraria degli spazi in Toscana? È possibile garantire questo diritto? La Fondazione Michelucci su questo tema aveva svolto recentemente un'inchiesta. Avevamo fatto un lavoro in piena pandemia e quindi un po' limitato nella ricerca degli spazi. Quello che emergeva era una situazione dove ancora gli spazi effettivamente utilizzabili per l'affettività o la sessualità di fatto non esistevano e non esistono neanche oggi. Ovviamente ci sono spazi legati all'esercizio delle relazioni, agli incontri con i familiari. Quello che in estrema sintesi si può dire rispetto agli esiti di quella ricerca è questo: sostanzialmente c'è bisogno di
creare, soprattutto oggi che la sentenza della Corte riapre il tema e lo riapre in maniera forte, creare degli spazi reali dove possano esercitarsi il diritto all'affettività, ma anche l'incontro con i minori, tra genitori, eccetera, e anche l'affettività, la sessualità, volendo. Quello che emergeva con forza era la necessità di creare un sistema, diciamo, che assicurasse a tutti, alle persone che vengono da fuori, ai familiari, un percorso degli affetti, cioè che già da fuori le persone fossero facilitate all'ingresso attraverso una serie di passaggi, di transiti, di spazi dignitosi, cosa che ancora oggi, salvo rarissime eccezioni nelle carceri toscane, non è. Quindi già da fuori, se voi guardate ad esempio i posti di attesa, i luoghi di attesa all'esterno del carcere, spesso sono insignificanti, spersonalizzanti, eccetera, e così per ogni passaggio fino ai luoghi, diciamo, d'incontro. Al convegno è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. La qualità della democrazia si misura, dice, anche dal livello di civiltà delle nostre carceri. Nel livello in cui i detenuti riescono ad essere reinseriti, in come loro possono vivere all'interno delle proprie carceri la propria affettività. È un livello su cui ognuno di noi deve dare un proprio contributo perché possa essere migliorato. Viviamo un tempo complesso e penso che iniziative come queste possano aiutare anche ad indirizzare, a cercare la direzione giusta. Noi dobbiamo costruire le condizioni perché ogni detenuto possa ricercare e ritrovare una vita diversa da quella che ha preceduto il suo arrivo in carcere. Arriva in aula il resoconto dell'attività 2023 del Garante dei diritti dei detenuti in Toscana. Ad illustrarla il presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. In particolar modo il Garante ha avuto modo di rendere noti i dati della popolazione carceraria, una popolazione che in Toscana si aggira quasi intorno alle 4.000 unità, molte delle quali sono detenuti tossicodipendenti, moltissimi sono stranieri. In Toscana si registra una percentuale di popolazione carceraria straniera del 10% superiore alla media delle altre regioni. In particolar modo ci si è soffermati sulla tipologia di richieste che vengono avanzate al Garante e tra queste spicca particolarmente la volontà da parte dei detenuti di avere un confronto diretto con l'autorità garante. Inoltre ci si è concentrati nella relazione che si è tenuta in Commissione e poi riproposta all'Aula su alcuni aspetti particolari connessi alla tutela della salute in carcere, in particolar modo la salute psichiatrica, ma anche più in generale la tutela della salute. Non è un caso che il Garante abbia assunto una serie di impegni proprio collegati a questo aspetto per svolgere approfondimenti e ricerche proprio per favorire al meglio la tutela della salute nelle carceri toscane. Un impegno che proseguirà anche attraverso una iniziativa che già da tempo è stata assunta dalla prima commissione, che ha portato la prima commissione a visitare molti istituti penitenziari del territorio toscano e che ancora nell'anno 2024 proseguirà. La risoluzione finale, che esprime apprezzamento per l'attività svolta, passa a maggioranza. Voto favorevole di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Ma è evidente che le questioni che riguardano le carceri in Toscana siano particolarmente delicate, è un tema che personalmente ho a cuore. Da Presidente della Commissione Sanità più volte ho visitato le carceri toscane e nel tempo, negli anni, siamo stati anche in grado di risolvere gravi problemi. Le carceri vanno conosciute per sapere e comprendere fino in fondo qual è la condizione dei detenuti e come tale io credo che la risposta che deve dare una regione rispetto al livello di civiltà è sui livelli essenziali di sicurezza, ma non solo per quello che ci compete, ma di salute e di condizioni di qualità comunque che i detenuti devono avere. Su questo massima attenzione e nel contempo massimo rispetto per il lavoro che il Garante sta facendo. Riguardo l'argomento dei detenuti ci sono delle grandissime criticità, lo sappiamo, ma che dipendono soprattutto dalla qualità delle strutture e le strutture sono di competenza governativa. Per quanto riguarda i percorsi di formazione e
istruzione che vengono svolti all'interno di alcune carceri toscane, anche per esperienza diretta abbiamo fatto delle visite a delle carceri come quella per esempio di Volterra, dove ci sono dei percorsi educativi e di istruzione che sono particolarmente virtuosi e che sarebbero da valorizzare. 6 voti contrari, quelli della Lega. La nostra visione è diversa, spiega il consigliere Casucci. Per oggi il 44,5% della popolazione carceraria è straniera, rispetto a una percentuale media di popolazione straniera in Toscana intorno al 12%. Ci sono dei paesi di provenienza dei detenuti con i quali si potrebbe sicuramente stipulare degli accordi, come la Romania, come l'Albania, come la Tunisia. Dobbiamo lavorare sotto questo profilo e ci sono delle notizie importanti che dovrebbero arrivare a breve da Roma. Inoltre dobbiamo considerare che in carcere ci stanno soprattutto tossicodipendenti, immigrati irregolari e malati psichiatrici. Per quanto riguarda la TSM, l'articolazione di tutela della salute mentale, c'è soltanto 9 posti a Sollicciano, quando in realtà dovrebbe esserci una necessità di circa 500, quindi c'è molto da lavorare anche per la regione Toscana sotto questo profilo. Per quanto riguarda la realtà del carcere, c'è ancora del sovraffollamento in alcune carceri, come per esempio Sollicciano, ma anche Livorno, mentre c'è più spazio in altre carceri, quindi si potrebbe lavorare anche per una redistribuzione. Noi siamo convinti di una cosa, che chi sbaglia deve pagare, quindi certe pagine delle garante rispetto all'ergastolo ostativo per i mafiosi onestamente non ci sono piaciute, anche se a dire il vero un cambio di prospettiva è suggerito anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma noi diciamo forte e chiaro che per i mafiosi non c'è spazio che il carcere duro sempre. Questo deve essere veramente un punto di vista fondamentale da portare avanti. Astenuti il gruppo di Fratelli d'Italia e quello misto, non mancano le criticità. La funzione rieducativa della pena è nell'interesse di tutta la comunità, perché l'interesse della comunità è che il detenuto alla fine del proprio periodo di detenzione, quando torna alla vita normale, non ricominci a fare attività criminose e illegali, quello è l'interesse della comunità. Per far questo c'è bisogno che nel carcere si creino dei percorsi e di formazione e di inserimento professionale e lavorativo tali per i quali poi il detenuto possa trovare lavoro una volta uscito dal carcere. Da questo punto di vista le regioni, la regione toscana, hanno la responsabilità di creare questi percorsi. La regione toscana fa molto poco, fa delle iniziative che sono più di facciata, penso al teatro in carcere, sicuramente positiva, ma un'iniziativa di carcere e di facciata rispetto a fare dei veri e propri percorsi di formazione lavorativa. Oltretutto noi abbiamo una grande opportunità che è il carcere dell'isola di Gorgona, che potrebbe essere utilizzato come carcere pilota a livello nazionale, proprio per far lavorare, per far imparare un mestiere a quei detenuti a livello nazionale che abbiano questo interesse. Quindi su questo noi abbiamo dato un voto di astensione. C'è un problema gravissimo delle REMS, ovvero delle strutture destinate a ospitare le persone con problemi psichiatrici condannate. In questo momento le REMS non sono sufficienti ad ospitare tutti coloro che hanno problemi psichiatrici e che hanno una condanna da scontare, quindi queste persone rimangono, a seconda del tipo di pena o a carico delle famiglie, un dramma, oppure vanno nel carcere normale, un dramma per loro e per le persone con cui devono convivere, e anche questa è una responsabilità grave della regione toscana. C'è il tema della possibilità di scontare la pena nel proprio paese d'origine, un tema su cui il governo Meloni sta investendo tanto. Anche questo è interesse nazionale sì, ma anche interesse del detenuto, perché chiaramente poter scontare la pena vicino ai propri affetti è più lieve che farla a migliaia di chilometri di distanza dal proprio carcere. Quello che lui ha descritto è un fallimento del sistema, perché delle celle di posto per detenuto di 3 metri quadrati, il numero dei suicidi e quant'altro, la mancanza di un lavoro retribuito ma che comunque sia formativo, questo è sicuramente un fallimento del sistema, indipendentemente da quello che è il governo centrale, oggi di centrodestra ma ieri di centrosinistra. Per quel che riguarda invece la regione toscana, io per la parte sanitaria metto in evidenza che la sostituzione degli ospedali penitenziari non c'è stata,
voleva esserci attraverso le REMS, ma le REMS, due soltanto in Toscana, hanno determinato una lunga fila d'attesa, una lunga lista d'attesa, e questo ha comportato che c'è gente a giro che può delinquere. Fino al prossimo 6 luglio nello spazio Ciampi di Palazzo del Pegaso la mostra Persia, Iran, un viaggio, un'esperienza di vita, la scoperta di un popolo gentile, gli scatti di Sauro Bani realizzati durante il viaggio in Iran effettuato nel 2022 in un momento per di più caratterizzato dalle proteste di piazza. Ed è stata veramente un'esperienza unica perché abbiamo avuto un'accoglienza incredibile con un popolo, come ho detto nel titolo, un popolo gentile, un popolo che si rifà a tradizioni millenarie di accoglienza del passaggio delle carovane. È stata veramente una scoperta, è stato lo scoprire un popolo sottomesso da una banda di tiranni che in qualche modo, ecco perché la proposizione di una mostra che in qualche modo vuole riqualificare un rapporto con la Persia, diciamo. Tante foto, tanti volti. Sì, soprattutto, ma poi il fatto è che ho scoperto, a differenza di altri popoli islamici, e non è un popolo islamico secondo me, che si nasconde e non vuole che essere fotografato perché gli rubi l'anima, no. Io tutte le volte chiedevo gentilmente di farsi una fotografia, si mettevano in mostra e io facevo la fotografia senza nessun problema, ma questa è stata una cosa generalizzata proprio, ecco perché c'è tanti voti. La mostra, dice l'autore, è dedicata al consigliere Massimiliano Pescini, recentemente scomparso. A lui si deve l'idea di allestirla all'interno di Palazzo del Pegaso. All'inaugurazione, assieme al capo di gabinetto del Consiglio regionale Francesco San Germano, anche l'ex consigliere regionale Paolo Cocchi. Io seguo il lavoro di Sauro, che è un mio vecchio amico da quasi 50 anni. Ne conosco il temperamento avventuroso, l'ansia del viaggio, l'inquietudine, la curiosità, tutte caratteristiche che in questa mostra sono evidenti. La mostra è importante perché oggi l'Islam per noi è il grande nemico, è il grande demonio, è il male contrapposto al bene occidentale. Questa mostra documenta che le civiltà vanno comprese nelle loro radici, non si può semplificare porta alla guerra e allo scontro.